Oggetto numero uno. Interroga la consigliera Fioroni, risponde l'assessore Agabiti, abbandoni scolastici e fenomeno dei NET, strumenti e progetti che la Giunta regionale ha adottato e intende adottare. Prego, consigliera Fioroni. Grazie Presidente, buongiorno ai colleghi consiglieri presenti, buongiorno alla Giunta, buongiorno assessore Agabiti. L'interrogazione che le proponiamo oggi ha come oggetto fenomeni che sono sicuramente da attenzionare in maniera importante per lo sviluppo di una comunità e per la tutela e la garanzia di quel diritto allo studio che la nostra Carta Costituzionale considera uno dei diritti fondamentali per un paese, per i cittadini che vi abitano. Parliamo di abbandono scolastico, di dispersione scolastica, del fenomeno dei NEET, cioè di quei giovani che non studiano e non lavorano. Sappiamo bene che a livello macroscopico il nostro sistema paese è ancora da lavorare per migliorare i propri dati riguardo questi fenomeni, perché seppure ci sia stato un miglioramento negli anni, soprattutto prima della pandemia, ancora l'Italia ha un primato negativo, perché era quarto paese in Europa per dati non virtuosi riguardo questi fenomeni. In Umbria ci sono dati che sicuramente rispetto ad altre regioni non sono preoccupanti, ma comunque abbiamo ancora un dato che per quanto riguarda l'abbandono scolastico si attesta su doppia cifra. Abbiamo circa 35.000 giovani che non studiano e non lavorano e la preoccupazione che rimane per tutti noi, per le istituzioni, per le famiglie e per tutto il nostro tessuto sociale è quello di non cadere in quel fallimento formativo che chiaramente implica un abbandono anche di un solo studente del percorso formativo e scolastico. Chiaramente lo diciamo e lo sottolineiamo, penso in ogni seduta di questa assemblea legislativa, come e quale sia l'effetto che questa pandemia ha avuto nel nostro tessuto socio-economico. Uno tsunami che chiaramente si è andato a sommare a quella che era una crisi perdurante dal punto di vista socio-economico e che ha portato soprattutto dal punto di vista scolastico alle difficoltà dei nostri giovani. Giovani ragazzi e ragazze che hanno difficoltà dal punto di vista psicologico, che hanno subito chiaramente gli effetti della didattica a distanza, della mancanza di ausili tecnologici, di una interruzione della propria socialità e delle proprie relazioni. Ecco, saper rispondere in maniera efficace a queste situazioni credo che sia debba essere oggetto di un'amministrazione virtuosa. Per questo e anche per le opportunità che vengono dal PNRR che sappiamo in qualche modo è sì una possibilità importante soprattutto per quanto riguarda le risorse, unitamente a quelle che sono risorse delle comunità europee come le risorse nazionali, sappiamo che debbono essere queste risorse indirizzate al meglio per risolvere in qualche modo, non soltanto, anche se risolvere è un termine abbastanza importante e di grande caratura, però se non altro per invertire una tendenza sia per quanto riguarda i problemi strutturali, e noi ne viviamo in Umbria perché abbiamo numerosi problemi di spopolamento, quindi giovani che se ne vanno, che vanno a cercare opportunità al di fuori della nostra regione, che vanno quindi problemi strutturali a sommarsi a problemi di carattere emergenziale legati alla crisi, legati alla pandemia. Ora abbiamo anche un evento, gli effetti di un evento, lo definisco catastrofico per tutto quello che riguarda la civiltà, lo sviluppo di una comunità anche internazionale, che è sicuramente la guerra che è anche le porte di casa nostra. Per cui per tutte queste ragioni interroghiamo la Giunta regionale per sapere quali sono gli strumenti e i progetti che la Regione intende adottare o ha adottato per contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico,
per sapere, per apprendere in che modo la Regione Umbria intende incentivare i NIT nel riprendere quindi proseguire gli studi e per capire che somma relativa ai fondi della missione 4 del PNRR destinata all'Umbria e come la Regione intende investirla. Grazie. Assessore Agapiti, prego. Grazie Presidente, buongiorno. La Giunta regionale ha adottato sin dall'inizio della legislatura importanti interventi a sostegno del diritto allo studio delle famiglie proprio al fine di garantire l'accesso all'istruzione ad ogni studente. In particolare, oltre a specifici provvedimenti diretti alle famiglie attraverso l'utilizzo dei fondi FSE del programma 14-20 relativi alla riprogrammazione, quindi è dalle erogazioni di risorse derivanti anche dal bilancio regionale nell'ambito dei programmi annuali di sostegno allo studio, in attuazione anche alla legge regionale la 28 del 2002, sono stati adottati specifici interventi volti al contrasto del fenomeno della dispersione scolastica. In particolare l'amministrazione per la prima volta nel 21 ha adottato un'importante misura a sostegno degli studenti erogando direttamente alle famiglie circa 17.000 borse di studio per una somma complessiva di oltre 6 milioni di euro. Tale misura è stata prevista anche per l'anno corrente con un primo stanziamento di 4 milioni. La Giunta regionale, nell'ambito poi della nuova programmazione, quindi la 21-27, ha potenziato i percorsi di istruzione e formazione professionale, gli FP del diritto dovere presso l'agenzia formativa accreditate, altresì promosso un puntuale e sistematico programma di orientamento per gli studenti, le famiglie delle scuole secondarie di primo grado, attraverso il supporto ed il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle agenzie di FP accreditate, delle fondazioni ITS, della fondazione ITS e delle università, al fine di aiutare ed indirizzare i giovani studenti nella scelta proprio del percorso formativo più adeguato, anche in termini di obiettivi formativi, di prospettive occupazionali. L'amministrazione regionale inoltre, nell'ottica proprio del miglioramento dell'offerta formativa, anche in relazione alle competenze richieste dal contesto socio-economico di riferimento e al fine di incentivare NIT nella ripresa e nella proficua prosecuzione del percorso formativo intrapreso, ha istituito nel 2021 l'Osservatorio per l'Istruzione. È un importante strumento interistituzionale di monitoraggio, in attuazione anche alle linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 22-23, 23-24, 24-25. Per quanto concerne la missione 4 del PNRR, le misure di investimento previste sono per la totalità affidate in via esclusiva al Ministero dell'Istruzione, ad eccezione dell'edilizia scolastica per la quale la Regione Umbria ha già completato le relative procedure. L'amministrazione regionale sta continuando a partecipare attivamente ai tavoli di confronto con il Ministero anche per il tramite della Commissione Istruzione, Università e Ricerca. Al momento si evidenzia che non sono stati ancora definiti gli investimenti della missione 1.4, che è un intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali del ciclo primo e secondo ciclo della scuola secondaria di secondo grado, e la misura 1.5 e 1.6, che sono sviluppo del sistema formativo professionale e quindi l'ITS, e l'altra è invece l'orientamento attivo nella transizione scuola-università. Modalità procedurali di attuazione e quantificazione delle risorse quindi non sono state ancora definite nel riparto territoriale. Nell'ambito della missione 5, inclusione e coesione, investimento 1.4, sistema duale, la Giunta sta partecipando quindi attivamente a tutti i tavoli di confronto con il Ministero del Lavoro, con le politiche sociali, al fine proprio di definire anche l'assegnazione delle risorse, la cui dotazione complessiva ammonta a 600 milioni di euro. Parola alla collega Paola Fioroni per la replica. Grazie Vicepresidente Pettarelli e grazie Assessore per la risposta puntuale. Più che una replica, la mia vuole essere una raccomandazione. Noi, come ho detto anche nell'illustrazione dell'interrogazione, come Regione abbiamo una serie di problemi strutturali a cui dobbiamo sicuramente dare una risposta e un'inversione di tendenza. La crisi demografica, piuttosto che
l'abbandono della nostra regione da parte dei giovani. Ecco, i giovani, i ragazzi e le ragazze devono essere per noi una priorità a cui destinare un percorso importante sia dal punto di vista di attenzione, di risorse, dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista della formazione, dal punto di vista chiaramente del matching tra domanda e offerta di lavoro, affinché poi i percorsi scolastici e formativi possano trovare un accoglimento all'interno del nostro tessuto socio-economico. Sicuramente anche il nostro paese deve investire di più in istruzione, deve tornare ad essere su questo punto di vista, sotto questo punto di vista, un paese virtuoso come lo è in tanti altri aspetti. Dobbiamo lavorare anche come amministrazione regionale in questo senso per rilanciare il nostro tessuto socio-economico e per assicurare il diritto all'istruzione, che è un diritto sancito, ripeto, dalla Carta Costituzionale e che riguarda tutti i cittadini e le cittadine, ma che riguarda anche tutte quelle quei ragazzi e ragazze che magari vivono situazioni di disagio economico, sociale e che magari hanno bisogni educativi speciali. Ecco, chiedo anche su questo che la Giunta abbia una particolare attenzione affinché sia garantito veramente a tutti un percorso formativo idoneo ed adeguato. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 2. Intendimenti della Giunta riguardo la stesura del calendario venatorio 2022-2023. Interroga il consigliere Puletti, risponde l'assessore Morroni. Prego, consigliere Puletti. Grazie Presidente, la replica, essendo una question time firmata sia da me che dal consigliere Mancini, chiaramente la replica la fa il collega. Dopo una lunga fase negoziale, Assessore, come lei sa sicuramente molto bene, è stato redatto in sede comunitaria il documento che contiene i dati di migrazione prenuziale di 82 specie cacciabili, denominato appunto il K-Concept. Alla stesura hanno contribuito all'interno di una commissione ristretta soprattutto quelli che sono gli stati membri dell'area mediterranea, tra quali ovviamente anche l'Italia. Il nostro paese però, a differenza di altri, sembrerebbe avviato ad un'applicazione difforme o quantomeno anomala dei K-Concept, che potrebbe sensibilmente incidere sulla stesura del calendario venatorio delle singole regioni italiane. Infatti, per alcune specie che appartengono ad alcune famiglie, tra cui gli anatidi o gli scolopocidi, si potranno avere dei periodi di caccia con differenze che raggiungeranno addirittura un mese e mezzo tra l'Italia e le nazioni limitrofe. Penso ad esempio alla Francia o alla Slovenia. Questa situazione, Assessore, non può certamente lasciarci indifferenti ed è per questo che con il collega Bancini abbiamo deciso di portare all'attenzione dell'Assemblea legislativa questa interrogazione. Il mondo venatorio, sia nazionale che regionale, è mobilitato per scongiurare l'avvento di questa singolare applicazione dei K-Concept e crediamo che anche qui in Umbria sia necessario prendere in considerazione seriamente questa problematica, che rischia di compromettere la stesura del calendario venatorio 2022 e 2023. Per questo chiediamo alla Giunta quali azioni e quali iniziative abbia intrapreso o intende chiaramente intraprendere o stia comunque valutando di portare avanti nelle sedi istituzionali deputate, affinché la prossima stagione di caccia si svolga normalmente sul territorio regionale, mantenendo costante l'interlocuzione anche con i rappresentanti delle associazioni del mondo venatorio all'interno della consulta faunistica che li raggruppa. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Sì, grazie Presidente. Consigliere Puletti, in merito alle procedure di approvazione e pubblicazione del calendario venatorio per la prossima stagione 22-23 sono già iniziate delle attività di confronto con le associazioni che rappresentano appunto il mondo venatorio stesso. È stata altresì già avviata una consultazione tra regioni, ministero e associazioni venatorie in merito all'interpretazione e all'applicazione dei K-Concept. I periodi di prelievo delle specie cacciabili, come già avvenuto negli anni passati, terranno conto con le dovute osservazioni delle indicazioni riportate nei K-Concept.
Mi preme altresì osservare che nella passata stagione i ritardi nell'approvazione del calendario furono causati dal fatto che il parere espresso dalla Commissione... Scusi, Assessore, mi perdoni, scusi. Per favore, silenzio, perché sento un brusio di fondo. Che... No, no. No, consigliere, ancora bisogna tenere la mascherina. Mi scusi, Assessore, se l'ho interrotta, prego. Ma... Grazie. Diversamente è difficile sentire. Prego. Stavo dicendo che nella passata stagione i ritardi nell'approvazione del calendario furono causati dal fatto che il parere espresso dalla Commissione consiliare competente, trasmesso alla Giunta in data 10 giugno, riportava raccomandazioni come ad esempio la reintroduzione dei valichi nel territorio cacciabile, in base alle quali si rese necessario un supplemento di istruttoria con la conseguente necessità di acquisire un ulteriore parere ISPRA. Tale parere fu trasmesso da ISPRA in data 19 luglio. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Mancini, ha la parola per la replica. Intanto la parola con il bavaglio ancora alla bocca diventa sempre difficile, altre assemblee hanno consentito ai consiglieri di parlare in piedi e senza la museruola. Ma spero, posso esprimere la mia opinione? Allora, detto questo, io posso solo apprezzare l'intervento dell'assessore che in qualche maniera mi pare di mettere in campo tutte le energie che nello spirito che abbiamo voluto esprimere insieme alla collega Puletti va a sostegno del mondo venatorio, perché a livello nazionale, lo sa benissimo assessore, non mancano energie, diciamo, ben coalizzate che costantemente attaccano il mondo venatorio. Tra l'altro lo fanno in maniera unica da un punto di vista che non tiene conto che il mondo venatorio è il più interessato alla conservazione dell'ambiente. E diciamo, lo scopo di questa interrogazione, assessore, che ripeto nasce da un profondo ascolto delle associazioni, è quello di darle costante sostegno politico della Lega, la massima energia possibile che può esprimere quest'Aula e anche a livello nazionale con i recenti incontri che abbiamo svolto a livello parlamentare, per poter, diciamo, in qualche maniera rivendicare il diritto all'esercizio venatorio. Tra l'altro questi studi analizzano sempre in maniera unilaterale quello che poi alla fine determinano scelte anche, secondo me, molto sbagliate, che non tengono conto, tra l'altro, della conformità dei periodi nuziali, che sono ovviamente simili per paesi per latitudine simile all'Italia. Quindi noi nella sua risposta abbiamo ben capito la sua forte volontà di difendere questa nostra preposizione, che è quella tutta del mondo venatorio, che ha sostenuto questa maggioranza, che vuole collaborare anche a livello parlamentare al suo fianco per arrivare in qualche maniera a proporre per quest'anno la situazione come si è ovviamente maturata negli anni precedenti, quindi tenendo conto del KC esistente, e nello stesso tempo dare modo a livello nazionale, come lo stesso ministro Cingolani pare fortemente orientato, a sostenere questa conformità rispetto a quello che hanno fatto altri paesi che sono come latitudine, come simile all'Italia, quindi Spagna, Francia e la stessa Grecia. Quindi la ringrazio della risposta, ma sappia anche che tutto il gruppo della Lega, anche in questa interrogazione, dimostra la volontà di sostenerla in questa direzione, e non solo a livello ovviamente regionale, ma anche a livello nazionale. Quindi le auguriamo, assessore, nella conferenza Stato-Regione, di centrare insieme alle altre regioni questi obiettivi che ancora una volta, seguendo ragionamenti europei, mettono in difficoltà e nella precarietà un intero mondo che è quello venatorio. Grazie.